Salve, sono Nino, chef e titolare di Romana Bistrò. Andiamo a preparare oggi uno spaghetto del pastificio Rura. Lo andiamo a realizzare in una chiave un pochino differente dal solito, con l'utilizzo di una tartare di gambero rosa di Mazzara del Vallo ed una grattugiata di lime per andare a rinfrescare un pochino questa ricetta. Gli ingredienti principali sono una crema cacio e pepe, delle cialde di pecorino, dei gamberi rosa, del lime, dell'olio extravergine d'oliva e del pepe. Primo step, portiamo l'acqua in temperatura per calare la pasta. Un goccino di olio in padella, andiamo a mettere un po' di pepe, lo andiamo a tostare. Non appena l'olio raggiunge la temperatura, aggiungiamo un goccettino di acqua e allontaniamo dal fuoco. A parte andiamo a pulire i gamberi, gli leviamo ovviamente la testa, li puliamo completamente, li andiamo a tartarizzare, li andiamo a mettere in una ciotolina con olio extravergine di oliva e una grattugiata di lime, un pizzico di sale e lasciamo insaporire il tutto. Nel frattempo caliamo la pasta. Allora, abbiamo calato la pasta, la portiamo a cottura al dente per 8 minuti. Rimettiamo la padella sul fuoco, aggiungiamo 2 cucchiai di crema cacio e pepe, la lasciamo sciogliere a fuoco molto basso. Andiamo ad aggiungere un cucchiaio di acqua di cottura. Stiamo scolando la pasta, ricordiamo che abbiamo utilizzato una pasta del pastificio Rura fatta con grani di provenienza di Puglia e Basilicata. Andiamo a scolarci la pasta, la andiamo a inserire in padella dove abbiamo messo a sciogliere la nostra crema cacio e pepe. Mantechiamo, rendiamo il tutto cremoso. Andiamo a sbriciolare delle cialde fatte con del pecorino romano sulla base del piatto. Andiamo a metterci anche una grattugiata di lime e andiamo a impiattare i nostri spaghetti. Andiamo a fare una quenelle con la tartare di gambero da adagiare sopra. Un po' di pepe, un goccettino di olio solo sulla tartare. Ed ecco il nostro spaghetto del pastificio Rura, è uno spaghetto cacio e pepe con una tartare di gambero viola di Mazzara e una grattugiata di lime. Sono Carlo Lo Iudice, sommelier per conto di Terroir, il catalogo da cui abbiamo selezionato questo vino in abbinamento al primo piatto del nostro chef Nino. Ci abbiniamo alla volée, un rifermentato di Fraimonti, un'azienda laziale. Per gli amanti della birra possiamo utilizzare questa Belgian Ale, birra pagnotta, sempre dal catalogo di Terroir, una birra locale con il pane di Altamura di Ottica.